Lorenzo Enrico Tognazzi. Grazie. Allora, questa era Casa Tognizzo. In realtà non c'è bisogno di sceneggiare. Non c'è bisogno di sceneggiare niente. È la vita vera. È la vita vera? Certo. Ma davvero lei è così pazza dello shopping online? Lei ha una malattia grave che purtroppo è anche contagiosa, credo, perché vedo che poi quando arrivano le sue amiche le coinvolge. Fanno la stessa cosa. Torna chi a casa. Chi ti ha comprato queste scarpe? Torna a casa e dice: ti ho comprato un paio di scarpe. No, vuol dire ancora? Che dietro il paio di scarpe, un paio di scarpe per me, ce ne sono 20 sue. 20 che mi... non, è vero. Però, non è vero. Però mi sembrate, lo posso dire da boomer, loro sono tutti gens e poi sentiamo che cosa vi vogliono dire. Mi sembrate un po' Sandra e Raimondo del terzo millennio. Ecco, magari, cioè 3.0. Beh, vabbè, Raimondo la stessa è stato, ironia, la stessa è stato il compagno di Ugo per tanti anni ed era una persona adorabile, fantastica, di mio papà. Sandra secondo me è una delle più straordinarie attrici, mi sembra riduttivo, donna di spettacolo, sapeva fare quindi tutto. Un pochino insomma ci sono, no? Sì, sì, ah, ci siamo diciamo loro sono l'archetipo di tutte le coppie, ma anche le coppie nella vita, cioè voglio dire, chi non conosce, chi non si riconosce nei battibecchi di Raimondo che e Sandra. Barba che noia, che barba che noia, però quel però matrimonio l'amore. durava. L'amore sempre. E allora cominciamo a raccontare questa splendida storia d'amore che dura, ho fatto un po' di conti, ecco. Dovrebbero essere 40 anni, tondi, no? Ma un po' meno, secondo me più vicino ai 30 che ai 40. Lui si toglie 10 anni come se fosse una pena. Insomma, ti è dato l'ergastolo, 40 anni, ma manco l'ergastolo ti danno 40 anni. Come amore, Simona Izzo, come è cominciato? Come hai conosciuto? Intanto l'ho scelto per fare il mio primo film insieme a Rossella. No, io tra le mille cose che avrei potuto fare, ho scelto di fare il film diretto perché da Simona. Perché già ti piaceva lei. Ma non è vero, no, lui non... No, mi detestava. Ho letto una bella sceneggiatura con dei dialoghi brillanti e nonostante ci fosse lei, ho deciso di andare. Ma vabbè, ma veramente... Anche perché c'era la sorella gemella, sei allora infame, mi sono fidato di lei, dico vabbè. Comunque c'è Rossella, capito? Allora, comunque Simona, abbiamo molto litigato sul set perché lui si è comportato molto male. Il film qual era? Parole e baci. Parole partiamo e baci. Da questo. Lui si è molto arrabbiato perché a un certo punto durante la notte ho scritto una scena con un altro bacio perché nel film c'era un bacio solo, ma se il titolo era Parole e baci io dovevo fare cioè ogni sera scriveva una scena nuova e ci metteva un bacio. Ma cosa dici? Alla terza volta ho cominciato a insospettirmi, capito? Questa signora vuole qualcosa che forse non posso darle, capito? No, io non volevo qualcosa quello a cui pensi. Io volevo un bacetto cinematografico. Perché il resto scusa, non mi sarei capito, mai di parole e baci, il titolo però del da film. Da lì è partita subito questa storia. Da lì è partita. No, non subito. Da lì io ho cominciato un po' come compulsiva con lo shopping, compulsiva con l'amore e con gli uomini. Quindi il mio vero, posso dare un consiglio a queste giovani donne, è di non mollare. Esatto. Perché prima o poi ce la farete. E allora racconta subito come butta ti sei fatta sposare. No, ti prego, raccontalo subito, poi torniamo come indietro. Si può fare? Come si può tallonare? Fare? Lei è andata in autostrada, in macchina, racconta. Ah, ma quello 20 anni dopo. Dopo, sì. No, 10 anni dopo, 10 anni perché dopo. Non si riusciva a sposarsi, perché lui negava. Allora alla fine l'ho buttato dentro la macchina, io se volete sono qualcosa. Io sono un boomer esatto. Doc, che vorrei chiarire che non è un insulto, no, è una caratteristica. Noi no, siamo perché boomer. Ogni tanto sente, ma quello è un boomer. E invece no, no quello no, un boomer cioè, no, è... Ragazzi, non siamo Matusalemme, siamo solo boomer. Matusalemme aveva no, quello un boomer, 99 qui... anni. Comunque. Allora, l'hai buttato in autostrada. Allora, no, comunque, quindi sono figlio, sono un giovane ancora oggi. Certo, mentre figlio dei fiori. Sono un però figlio, non ti volevi sono un figlio sposare, dei fiori, non capito? Ti volevi sposare. Da figlio dei fiori molto credevo libero, in un amore libero, in un amore eccetera. anche poligamia, cose eccetera. Allora lei che fa? Lo mette in macchina, butta in macchina e iniziano un viaggio. E durante questo viaggio lei diceva? Lo torturo e gli comincio a dire guarda o ci sposiamo, erano già 9 anni che stavamo insieme, avevamo vinto tanti premi per i nostri film, quindi gli dicevo ma perché non mi vuoi sposare? E lui mi diceva perché? Tu mi rispondevi, e ci abbiamo un conto in comune. E ci abbiamo un conto in comune, una casa in comune, lavoro, un cane in comune, e che altro in comune? Il lavoro, tutto. Perché ti dovrei sposare? Perché ti dovrei sposare? Io, a 200 all'ora, rischiando la morte, perché lui avrebbe preferito morire in curva piuttosto che sposarsi, gli ho detto mi devi sposare per educazione. Per educazione. Quindi questa è stata la battuta.
da sceneggiatore. E lui che è un signore, per educazione ha capito, va riconosciuta una grande eleganza. Sì, mi ha fatto sorridere. Ad un mito, secondo me, perché io, tu lo sai che sono assolutamente una sua fan da no, sempre. Bisogna trovare la battuta giusta al momento giusto. Tu come hai detto alla fine? Hai detto basta, sì. E ho detto, ha fatto così, ho riso prima. E poi l'hai è divertito, perché poi alla fine se un uomo lo fai divertire, ottieni quello che vuoi. Però raccontiamola questa storia, perché è una storia emblematica, nel senso, in un momento in cui con loro noi parliamo d'amore, no? Sono ragazzi che si interrogano, è una generazione inquieta, di forza ma anche di fragilità. E il tema principale è proprio quello dei sentimenti, delle relazioni affettive. Allora, vedere una coppia come voi, che lavora insieme, stabile, che continua nel stabile. Tempo, qual stabile. È la ricetta? Mentalmente così. Qual è la ricetta, Simona e Ricky? La ricetta... Beh, intanto è fare le cose. Diceva Oscar Wilde che l'amore, che il matrimonio è una croce che va portato in tre. In due. Ah, no, in tre. Di solito è troppo facile. Anzi, troppo difficile, capito? Di solito è l'amante. Nel caso nostro, non invece, c'è così, il terzo so. Incomodo... è il lavoro. È il lavoro, sì. È il film che stiamo facendo, che dorme con noi, perché tu vai a letto dopo una giornata di lavoro, continui a discutere, a volte a litigare, a decidere cosa c'è fare il giorno dopo. C'è sempre il copione sul letto. E c'è questo copione sul letto che a volte si frappone, ci divide dentro il letto, volte a volte invece come un grande lenzuolo ci unisce. Perché se lui legge una bella scena mi dà un bacio. Ma che bello questo, ma è vero che ma lei che faccio poi... io? Mi dai un bacio se leggi una bella scena. Ma è vero! Ricky, ma è vero che lei a un certo punto, a mezzanotte, così in modo molto seduttivo, tanto ormai siamo di notte, lo possiamo dire, sì, no? Sì, beh, che dobbiamo dire? No, che lei a un certo punto, lei mi ha detto, dice, sai, io sono un po' seduttiva con mio marito perché un po' con la cucina, delle volte di notte faccio gli spaghetti. No, lui mi fa i panini per corrompermi. E poi gli leggo delle cose con la mia voce meravigliosa, che fa? Ma no, quello è un'altra, delta di Venere. Ma quello è un'altra. Ma quando mai? Ma che le racconti queste bugie? Ma non era con te che leggevo? No, era un altro. Ah, dice e che era cucina, un altro. Cucina lui. Io cucina faccio, lui. Io vado a fare i panini, chissà cosa fa niente. Quando. Vabbè. No, lui va a fare i panini di mezzanotte perché così spera che io sia più carina con lui. Con lui. E andiamo a vedere Simona e Ricky sitcom. Guardiamo. I Tognizzo. Ricetta di Ugo, la pasta con le barbapietre. Certo, le farfalle Madonna, fucsia. Che meraviglia! Dio saggia. Mio, quanti ricordi, sì. Allora, guarda. Messa in scena perfetta. Sale perfetto. Le farfalle sono morte. Le farfalle sono morte? Sono mosce. Sono flaccide, come te lo posso dire? La cottura, sei andato lungo. Poi scusa, non scendevi mai, eh? Tu lo devi considerare il ritardo del commensale. Non è che uno ci attava e quello tu mi Il ritardo del commensale. Non ti piace la mia pasta? Non fa niente, amore mio. La vado a mangiare con un'altra. Sì. Sono 36 anni che mi rompi le scatole. Amore, io ti amo. Mangio tutte le farfalle che vuoi. Anche se sono un po' flaccidine. Prendiamo la nostra pasta. 36 anni di pasta. 36 anni di pasta scotta. Ma l'importante è che non scuosa l'amore. Questa me la segno. Tu sei ancora cotto. Ah, non so, allora, Ricky. Non sono al dente, sono scotto. Senti, tu sei ancora cotto. Sei cotto, di lei. Cotto o al dente? Io al dente preferivo essere. No, ho essere. Detto sei ancora cotto. Ah, ho capito, perché scotto. Perché il segreto del nostro amore che chiedevi prima è la pasta, nel senso che ogni giorno che mangiamo la pasta, più o meno, si vede. Ma diciamo, dai, sei magrisa, è buona la pasta? Detto e io dico sempre, no, un minuto di troppo di cottura, un minuto... troppo poco di cottura. E allora finché la pasta non sarà perfetta, e questo era il titolo di casa insieme. Tognizzo, staremo insieme. Certo. Torniamo al vostro innamoramento, perché abbiamo fatto un salto storico in avanti per raccontare come avete deciso di sposarvi, cioè come lui è stato come ha deciso di sposarsi, come lui è stato convinto da questa sceneggiatrice che voleva. Simona, racconta tu e poi lui come vi siete innamorati. Ci siamo innamorati parlo per me. Parla per me. Mi sono innamorata durante il film Parole e Baci. In realtà quando l'ho scelto
mi sembrava che somigliasse, aveva quegli occhi tartari di Francesco, cioè lo sentivo una di Francesco faccia... tuo figlio. Mio figlio Francesco Venditti. Figlio lo del maestro Antonio Venditti. Venditti. Sì. Io lo sentivo, è una cosa edipica. No, sì, anche. Io lo sentivo, sentivo una faccia familiare, non so, secondo me noi ci innamoriamo delle facce che abbiamo già pensato, già visto, già amato. Allora mi sembrava, insomma, mi sembrava somigliasse un po' a mio figlio. Purtroppo lui era ancora legato alla mamma di sua figlia, che poi è un amore, per cui dopo 10 anni andiamo più d'accordo io e lei, dopo 30 anni andiamo d'accordo più io e Flavia, che Flavia con lui e lui con me. Quindi aveva sposato una donna giusta. Quindi ma l'hai corteggiato tu all'inizio? Ma certo, questo era un tronco. Come hai fatto? Cioè il primo bacio? Al primo bacio gli ho dato al cinema durante il set. No, il primo bacio vero, non quello beh, da set. Beh, ma una volta che dai un bacio sul set a uno è fatta. È perché... fatta, dici. Ma ti credo. Cioè... Te lo ricordi il primo bacio che ti ha dato lei? 23 sì, volte. Sì, no, al cinema. Dai, al cinema. Perché i baci al cinema si dividono tra quei baci veri e i baci cinematografici. Esatto. Allora, di solito... Senza lingua. Di solito speriamo. È l'uomo, è l'attore, il maschio, che ci prova con un dannato, hai capito? E attacca, diciamo così. Invece nel suo caso era lei. E invece, ma che sei pazzo? E invece nel suo caso è stata lei, capito? Ma quindi questo, ma si inventa tutto. Ma questo fa lo sceneggiatore. Sì. Quindi ma io ho detto, oh, ma questo ma che tu non mi sapevi baciare, diciamoci la verità. Mi ha insegnato, mi ha insegnato a baciare. No, capito? Rossella, che dirigeva il film, non la dava mai buona sto bacio. 23 ciak. Ciak, ripetiamo. Ripetiamo, alla fine io avevo delle guance che sembravo veramente abbinazzata perché c'aveva la barba. Quindi io ho detto, Rossella, basta, basta. E lei dice, no, lui non ti bacia bene. E allora, sai, quando una donna dice... Secondo me era complice. Rossella era complice. Sì, era sorella gemella. No. Vabbè, comunque tu quando l'hai vista hai capito non subito. Mi detestava. No, ma detestava, dai. Adesso non esageriamo. Ma come si fa a detestare una donna amabile come beh, no, insomma, ma è quello che fanno gli uomini. Se sei molto può amabile... Può essere anche... Un modo, diciamo così, esatto. No, un po' pesantucci anche ogni tanto. Lei? Capito? Ma no. Ma sì, diciamo ma no, che dai. È molto entrante nelle cose. Ricky, come ti anche sei dichiarato? Mia... Dichiarato? Non si è mai dichiarato? Mai. Come no? Ma ancora dice che non sono il suo tipo. Ma non è vero. Ma non è vero, stai esagerando. Ma no, gioco, lui gli piacciono magre e senza tette, questa è la verità. Ma non ci credo. Ma lui a me mi ha detto, è la prima volta, tanto è tardi, che ho le tette, che cioè erano beh, le mie. Beh, scusa, cioè, ma prima che succedeva? Non c'erano. Ma allora... non è vero, non posso aver detto una fesseria così. Io non ti giuro, credo, ti non giuro ci su credo. Dio, non sto sceneggiando. Non ci credo. Era un gioco, però, non gli piacciono le donne come Procaccio. Ma non è vero, non gli piacciono tutte. Però sta di fatto. E questo è il dramma. Adesso, seriamente, detto. Seriamente, ho capito, sto cercando di non sentire. Ha detto che piacciono tutte. No, è una battuta. È molto democratico. Stavo offrendo palla alla signora. È molto democratico. Siete insieme. No, ma e tu non questo. Sai quanto è democratico, a lui veramente gli piacciono tutte. Ma se non no, t'ha mai se passa una bruttacchia, lui dice... Ma se non t'ha ma mai... Non cosa esistono, di buono scegli? Ma non esistono le bruttacchie, allora, capito? Ricky, esistono. Con Enrica Bonaccorti c'è stato un abbraccio o un bacio? No, non c'è stato nessuno dei due. Niente. Nessuno dei che due. Bucciare. C'è stata un'amicizia... Ma lei che non era, è mai che sfociato, era in vestaglia nella sua stanza che, da letto? No, l'andavo a trovare spesso perché stavamo... In camera da letto? Ma non in camera da letto, in un appartamento dove lei viveva. Vabbè, e basta. Negli appartamenti ci sono camere. Vedevamo le scalette, lei stava lavorando lì, io avevo stretto vabbè, un'amicizia dai. Simpatica. Ma io con Enrica mi fa no, piacere. Enrica, ma non è vero, donna. Non è vero, sì. Chiediamola a Enrica. Se tu mi tradisci con una bella donna... Ma io... tradisci, manco ci conoscevamo. Ah, era prima, è uguale. Cioè, allora, come ti sei dichiarato, non domanda mi sbagliata, dichiara- perché in realtà sei sono... dichiarata lei e tu hai detto sì, è sì. Giusto? Vabbè, dopo un anno e mezzo ha detto no, dopo non è un vero, anno e mezzo. Non è vero, dai. Piano piano mi sono sciolto. Ma tu li scrivi a storia? All'inizio ho avuto un po' di... resistenza, di resistenza no, perché così mi sentivo avevo sensi di colpa eccetera eccetera nei confronti insomma, della mamma e tua figlia beh, cioè, chiaro certo. Insomma e quindi piano piano poi io però mi ha conquistato aspettare. Anche perché lei sa conquistare, sa conquistare ma non so ma anche con la parola cioè una affabulatrice una lei che una come Circe lei è una donna autentica, autentica. Dal cuore davvero palpitante. No, io sono è una battuta, donna che conquista tutto. C'è una battuta su Circe meravigliosa. Dai. Perché Circe
trasformava gli uomini in porci, io trasformo i porci in uomini. Lo dici da sola. Allora, qual è la vostra questo canzone? Questo non vale per lui, ma un gioco. Qual è la vostra canzone? Vale per altri. Vabbè. Volete sentire la vostra canzone? La mia canzone? Dite la vostra canzone. Ah, ecco, dai, sentiamo con lei. Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei? Te lo dico io cosa sono io. Cosa sei? Cosa sono? Tu sei un vulcano, io sono un pompeiano pietrificato. Non cambio mai, non cambio mai. Purtroppo è così. Proprio mai. Beh, magari potrei cambiare io. Scusi, signorina. Dirmi no, non ci provare. Se ti becco sei nei guai, proprio nei guai. Bene.